Rosa Criscuolo, l'ultima notte di Scajola l'ha trascorsa con te prima di essere arrestato. Sei stata vicina a Nicola Cosentino, hai fondato i Cosentiniani, ma perché vicino a uomini che poi vengono arrestati? Come mai? In realtà io lavoravo presso la commissione speciale della Regione Campania e mi sono trovata proprio nel periodo in cui varie vicende giudiziarie hanno cominciato ad affliggere il partito, il Popolo delle Libertà. Da quel momento in poi è cominciata, diciamo, la mia attenzione alle vicende giudiziarie che hanno proprio impegnato questa parte, insomma, politica, questi partiti. E sono arrivata proprio al 7 maggio. La mia ultima tappa è stata con Claudio Scajola, perché per me rappresentava uno dei principali indiziati della fine di questo disegno, che sta spingendo i leader territoriali fuori dal partito. È un disegno ordito da chi e perché? La magistratura in questi anni sta facendo politica, ma se non lo sta facendo in modo diretto, lo sta facendo in modo indiretto, perché comunque va ad influenzare quelli che sono i moti politici dei partiti. Se io ho vissuto per tempo con una persona nella stessa casa e ad un certo punto voglio mandarla via, conoscendone i difetti, forse riesco a spingerla fuori. E chiaramente deve esserci anche la concorrenza di qualcuno all'esterno. E quali erano questi difetti? Cioè, Cosentino è stato arrestato, Sicuramente Scajola è parliamo stato arrestato. di attività che esorbitano dall'area, diciamo, legale, dall'ordinarietà, ma io purtroppo negli ultimi 20 anni mi rendo conto che la politica con la legalità ci ha molto litigato. Questa, quindi non, forse non era difficile ordire anche la fuoriuscita di questi soggetti attraverso anche quelli che sono processi mediatici. Però la notte all'hotel che cosa è successo? Eravate insieme, avete cenato, cosa c'è stato? C'è anche chi ha detto che eri l'amante di A Scajola. me hanno affibbiato parecchie storie d'amore, ma o erotiche, diciamo, con politici campani. Ma diciamo è abbastanza riduttiva questa cosa, benché non me ne interessi del giudizio degli altri. Era la seconda volta che io incontravo l'ex ministro Claudio Scajola e parlavamo prettamente di politica, perché lui in quel periodo era molto teso, in quanto non aveva ricevuto la candidatura europea. Mi rendo conto che proprio i grandi bacini di voti, quindi parliamo di Scajola, parliamo di Cosentino, parliamo di persone che vanno oltre le 150-200.000 preferenze, cioè persone che fanno la differenza. Perché sono state proprio nel periodo delle elezioni europee colpite da queste misure carcerarie? Parliamo di un Claudio Scajola, adesso, a parte la vicenda di gossip che potrebbe sembrare, diciamo, simpatica, però chi fa politica sa che non esistono orari, chi fa politica sa che non si mangia. Già siamo stati fortunati, io sono stata fortunata a poter Ma parlare. quanto è durato È l'incontro? durato all'incirca un'oretta, il tempo di mangiare, convenevoli, l'educazione. È un ex ministro, una persona molto, devo dire, elegante. Ed è una persona molto affabile, mi ha dato la possibilità di potermi esprimere e di poter parlare di alcune mie preoccupazioni che c'erano soprattutto in Campania, perché Quindi tu sei andata appositamente, hai preso una stanza, l'hai pagata tu? sì, certo, io pago sempre tutto io, dove vado in politica non mi hanno mai regalato niente. Volevo chiarire che non ho cariche. Non ho incarichi e non ho mai chiesto candidature e ho rifiutato una candidatura europea, forse perché per me oggi è più importante il territorio. E se si sta facendo tutta questa confusione intorno a me, allora io forse penserò sicuramente, questo te lo dico a voi di fanpage, penserò sicuramente ad una candidatura, però una candidatura che abbia a che fare con il territorio regionale. Con chi? Stiamo formando un nuovo gruppo territoriale che sia lontano, quindi da
la vecchia guardia che si allontanò da ogni discorso, Cesaro, Cosentino, e mi rendo conto anche il motivo per il quale magari vengo attaccata continuamente, perché non nutro simpatie in dei piani di abdicazione di trono da parte di vecchie glorie come la famiglia Cesaro, se lo manderà in onda. Io non sono contenta, perché fare questo scambio padre-figlio deve finire, deve andare avanti la meritocrazia, deve andare avanti la capacità. Ti hanno detto che eri l'amante di Scaiola, anche di Cosentino è stato detto. Oggi è uscito un articolo, icona gay, ricordando che hai anche partecipato a delle serate. Questo testimonia come sicuramente sia difficile per una donna fare politica e come sia difficile per una bella donna fare politica, soprattutto se ancora si crede di fare scandalo in questo modo, cioè affibbiando ad una bella donna amanti di una certa età, però sicuramente per me figure politiche importanti. Cioè, io ho stima per Claudio Scaiola, ho stima per Nicola Cosentino. Perché ce l'hai così tanto con la Pascale, per esempio? Perché lei rappresenta, secondo me, l'apice di una pratica invalsa nella politica italiana. Non si fa carriera ambendo ad una poltrona, si fa carriera sudando, si fa carriera lavorando, si fa carriera dimostrando chi si è. Se non voglio fare degli attacchi personali, però sicuramente io sono a conoscenza che questa signora sta facendo delle indagini sulla mia persona e non ne sono contenta, perché io sono una persona semplice, come lo era lei.